che sei questa bimba? Ma vedo che una cosa buona e una cosa no. Vedi qua, ce l'ho qua a attaccare. A Napoli c'è chi gioca d'anticipo e lo esibisce in bella mostra. Ai quartieri spagnoli, però, la possibile estensione dell'obbligo del Green Pass non mette tutti d'accordo. Io lavoro in un ristorante e ancora dicono, ma ci vuole ancora il Green Pass. Mi obbligano per i miei figli, perché i miei figli ovviamente vogliono fare sport, vogliono andare al cinema. Bisognerebbe estendere a tutta la popolazione, specialmente alle scuole, nei ristoranti, nei luoghi pubblici. Al momento però il lasciapassare verde dovrebbe essere obbligatorio solo per il mondo della scuola, comprese mense scolastiche e personale delle pulizie, mentre slitta la decisione per le aziende e i privati. Tampone forse sì, ma la vaccinazione no. È una spesa no. Del governo, sì. Non è una spesa nostra. Se lo mettono gratuiti allora è buono, che uno deve pagare, non esiste che deve pagare un tampone. Perché poi se ci deve stare un obbligo, ci deve stare in tutti i settori, non solo in determinati posti o addirittura anche per strada. Deve essere una sicurezza proprio per noi che andiamo nei supermercati. Perché è l'unico mezzo per salvarci da un'eventuale chiusura. Ma se la ratio del passaporto verde è quella di spingere i cittadini a vaccinarsi, la strada qui sembra ancora più in salita. Più del Green Pass si dovrebbero preoccupare dei vaccini e dei Novax. Poi ci vogliono obbligare, io non me lo faccio sicuro. Io non sono sicura di niente, so soltanto che non voglio morire intubata. Ma no, non me l'ho fatto il vaccino, eppure l'ho avuto questa malattia. Perché mi sento bene, dico ma perché? Ma ci hanno iniettato questa medicina. Perché loro stessi si fanno mettere paura. Chi dicendo che ce lo dobbiamo fare e chi dice che ne è di no. Se loro non sanno che devono fare, come facciamo a gestire questa situazione? Ultimi vaccini, siamo confidenti, noi! Ultimi, stiamo venendo, vaccinatevi! Al mercato rionale del CEP, quartiere della periferia di Palermo, se gli abitanti non vanno a immunizzarsi, il vaccino arriva da loro. Buongiorno, scusate, voi avete già fatto il vaccino? Prima e seconda dose? No, neanche una. Cerchiamo di diffondere il più possibile la cosa per arrivare anche alle persone che magari non si vogliono spostare dal quartiere, che approfittano dell'iniziativa per venire qua. Meglio qua che aspettare turno. Qui in un giorno sono state somministrate poco più di 100 dosi. Nella Sicilia in zona gialla e fanalino di coda per numero di vaccinazioni, la diffidenza è ancora alta. Siete da vaccinati? No. Che me la rassicura che un domani non mi viene qualche cosa e sono un pochettino all'antica io e... Lei che... Tutti vaccinarsi non si è vaccinato. No, ma a casa mia sono tutti vaccinati. Manco solo io, però me lo devo fare. Però non me lo voglio fare in mezzo alle bancarelle, anche se non c'è niente di male. Le persone si affidano più alle informazioni sbagliate che vengono diffuse nei social media piuttosto che alle informazioni che invece dà il medico. Noi non sappiamo che cosa ci mettono nel vaccino, noi vogliamo sapere. Se uno non è medico, anche se lo sa, che cambia? No, se lo sappiamo e uno decide di farselo o non farselo. La votazione è chiusa. Favorevoli 134, contrari 270. La Camera dei Deputati. La Lega vota insieme a Fratelli d'Italia per la soppressione del Green Pass nei ristoranti. L'emendamento non passa, ma gli alleati di governo insorgono. Stare in maggioranza non è un gioco, Presidente. Non è che un giorno sia una scarpa nell'opposizione della Meloni e l'altro giorno sia una scarpa nella maggioranza di Draghi. Oggi voi avete votato il soppressivo dell'intero sistema Green Pass, non un miglioramento dello stesso. È la Lega di Salvini o è la Lega di Giorgetti? Qualcuno ce lo può spiegare? Per tutto il giorno la tensione è stata alle stelle, con Salvini che aveva annunciato il ritiro da parte della Lega di tutti gli emendamenti, ma che chiedeva con forza dei cambiamenti al testo. In base a quante proposte della Lega verranno accolte ci comporteremo di conseguenza. C'è un margine di modifica a questo punto del decreto? Credo proprio di no, perché i pareri del governo sono già stati dati con il voto contrario del governo a tutti gli emendamenti presentati. Se ci sono le nostre idee, non importa la firma che c'è sotto un emendamento, ma l'importante è l'idea. Quindi votare anche diciamo in dissenso col resto della maggioranza. Portiamo avanti le nostre idee.
Il governo non rischia, precisa Salvini, ma il segretario del PD, Enrico Letta, chiede chiarimenti, comportamento gravissimo e responsabile, dice. Ma non possiamo avere dentro uno che un giorno sì, un giorno no, alza l'asticella, si mette di traverso, sta con i Novax, poi dice di no. Credo che serva un momento di chiarimento definitivo, perché questo comportamento è diventato inaccettabile. Beh, che la Lega continui a fare quello che sta il suo mestiere di sempre, poi, cioè mettere a rischio sempre i governi. Il tutto a pochi giorni da un probabile Consiglio dei Ministri che dovrebbe votare per un ampliamento del Green Pass, rendendolo obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro. Io spero che rinsaviscano e possano provare a fare il bene del paese al di là della polemica strumentale politica che è legata al fatto che Giorgia Meloni sale nei sondaggi e Salvini teme appunto questo. Il Green Pass dovrebbe essere una scelta adottata anche qui in Belgio, giusto anche per limitare, diciamo, la diffusione e preservare, diciamo, tutta la vita normale. Diciamo. Quindi speriamo, vedremo. Nessun obbligo di Green Pass per ristoranti, bar, palestre e grandi eventi. Questa è oggi la risposta del Belgio, uno dei paesi più colpiti dall'inizio della pandemia all'emergenza coronavirus. Una situazione che al momento non sembra preoccupare più di tanto i cittadini, che continuano a frequentare luoghi di ritrovo e aggregazione. Con tutta la gente che va e viene dall'estero qui che abbiamo, tanti vaccinati, altri no, e vedo che va. La gente è abbastanza tranquilla. La certezza che siano tutti vaccinati non l'abbiamo. Chiederlo è giusto per la sicurezza anche nostra e anche degli altri. Non tutti accettano di essere controllati. La vaccinazione è importante. In questo paese c'è un altissimo numero di vaccinati, quindi questo anche rassicura, credo. Io mi adeguo alle regole e quindi se c'è la possibilità di pranzare o di cenare all'interno in modo che non ci siano rischi per la salute di nessuno, su questo non ho nessun problema. Una tranquillità che fa tuttavia pugni con il recente aumento dei casi di positività e il rallentamento della campagna vaccinale. Oggi a Bruxelles è al 70% della popolazione, tanto che proprio nella regione della capitale, ma non nel resto del paese, il Green Pass dovrebbe diventare obbligatorio da ottobre in alcune attività come la ristorazione al chiuso. La strategia finora in Belgio è stata quella di spingere la vaccinazione piuttosto che rendere obbligatorio il Green Pass. Oggi si cambia approccio a Bruxelles, perché qui la vaccinazione è indietro rispetto al resto del paese. Dobbiamo evitare che il numero di contaminazioni ed ospedalizzazioni esploda. Purtroppo in molti sono tornati dalle vacanze infetti. Anche a Bruxelles è lo stesso dilemma che in Italia. Proteggere la libertà individuale o prevenire una nuova ondata. Non sono molto tranquillo, anche se sono già vaccinato. È un attacco alla libertà, perché per prendere un treno bisognerà farsi vaccinare. Cioè, dovrebbero salire 20 persone auto. Il servizio di trasporto pubblico qui a Termini ha messo i manifesti. È tornato il controllore su autobus e tram, che non solo dovrà verificare i biglietti, ma secondo le linee guida proposte ora dal Ministero dei Trasporti, vigilare su mascherine e distanziamento dei passeggeri. I dipendenti ATAC iniziano a preoccuparsi. Penso sia impossibile un progetto di questo. A Roma, ci dice il sindacato, ci sono solo per i bus 250 controllori per 18.000 fermate. In più, il rischio aggressioni per i dipendenti ATAC si amplificherebbe. Distanziamento è un attimo, non fare questa fermata. Il distanziamento nei mezzi, ci dicono i lavoratori ATAC, pare essere un'impresa impossibile. Queste sono le immagini che abbiamo girato a maggio, scene che con ogni probabilità si ripresenteranno a settembre. Disinfettanti, mascherine, vai avanti, bisogna andare a lavorare, purtroppo è basta, che ti fa? La gente deve fare la pazienza.
No, non mi hanno fatto entrare perché deve fare la seconda oggi e per questo non mi hanno fatto entrare. Adesso fare il tampone? Deve fare il tampone. Siamo a Roma, questa è la stazione Tiburtina. Da oggi per treni ed autobus a lunga percorrenza è obbligatorio il Green Pass. Avrei preferito che sia semplicemente obbligatorio il vaccino, perché trovo che mette un po' la gente contro gli uno contro gli altri, ecco. Il controllo sui treni sarà diverso, verrà effettuato a bordo, in viaggio. Chi verrà trovato sprovvisto di Green Pass sarà invitato, in attesa della prima stazione dove dovrà scendere, a isolarsi. Ho avuto il Covid, sono stata per pochissimo positiva, pochi sintomi, però penso che sia l'unico modo per tornare a vivere davvero. Ecco, all'ingresso di questo autobus diretto a Basilea molti non hanno il Green Pass e non vengono fatti salire. Intanto, come vedete, la stazione è presidiata dalle forze di polizia perché si è in attesa della manifestazione dei no Green Pass. Eccolo. E adesso che abbiamo uno strumento per accedere a una sicurezza sia personale sia per le persone più deboli, secondo me andrebbe utilizzato. Secondo me la zona gialla serve a poco. Poco, perché la gente fa tutto quello che vuole. La Sicilia è ancora la regione con più contagi e la prima a cambiare colore. In zona gialla da lunedì i positivi sono più di 1000 al giorno, con la provincia di Palermo in testa per nuovi casi. Siamo andati a Capaci, a pochi chilometri dal capoluogo, uno dei comuni che erano in giallo già da una settimana a causa dell'alto numero di contagi e del basso numero di vaccinati. Hanno paura, invece se devono vaccinare. Alcuni pensano che fa più male che bene. Lei si è vaccinato? Io no, ci è successo pure qualche morto, o non posso sapere come reagisce il mio corpo. Mi preferisce non farlo. Io ho paura, onestamente, ho paura a farlo se magari ci rimango secco là. In teoria all'aperto dovremmo tenere la mascherina in zona gialla, ma non ho visto molti cambiamenti, sì, onestamente. L'obbligo di mascherina all'aperto è spesso ignorato, ma qui l'estate non è ancora finita. Questa zona gialla proprio non ci voleva, a me è piombata proprio in mezzo alla vacanza. Non capisco perché alcuni locali debbano chiudere a luna. Una volta che uno si vaccina, non capiamo ancora queste restrizioni e tutto il resto. E anche al limite dei quattro per tavolo si fa uno strappo. Tutti vaccinati a questo tavolo, tutti vaccinati. Il paradosso è che in questo distretto sanitario la percentuale di immunizzati era fra le più basse del paese. Dopo una settimana di zona gialla, il numero di prime dosi di vaccino ha cominciato a crescere. Rispetto a 10 giorni fa, un aumento notevolissimo. La zona gialla su questo può aver influito? Secondo me sì, ha influito questo, ha influito la paura, la preoccupazione. Siamo stati tra i primi 3 comuni della provincia di Palermo a diventare zona gialla. Mettiamo la mascherina allora. Martedì 31 agosto, l'esercito americano ha lasciato la città con 24 ore di anticipo. Passeggiando per le strade di Kabul si incontrano molte persone, ma sono tutti uomini, donne non se ne vedono. Non so cosa succederà, non è chiaro il futuro di questa città. A me non interessa né dei talebani né della polizia, mi interessa solo della mia vita. Siamo andati appena via dal checkpoint dell'aeroporto. Quello che è successo è una situazione tragica. Abbiamo incontrato 2 cittadini americani col passaporto americano e un cittadino italiano che può parlare italiano. E chi sei? Io sono Afghanistan, arrivato in Afghanistan, da qua sono arrivati i talebani, per me c'è tricolore. Facci vedere la tua carta, sì, d'identità. Sì, falla vedere nel video. Thank you. La città è vuota perché le persone sono scappate.
Gli americani se ne sono andati e ci hanno lasciato da soli. Niente più esercito, è pericoloso, perché i talebani stanno uccidendo gli afghani. Mio padre è morto. Se non ci fanno ballare, gli spacchiamo tutto il locale. E ci si diverte stando in compagnia. Basta, è finito il Covid. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when he's... Evitato la zona gialla solo per una manciata di posti letto rimasti vuoti nei reparti Covid ordinari. In Sardegna la pressione sugli ospedali resta alta, ma non intacca la movida. C'è tanta gente? Non si placa mai. Musica, ci nei locali, bevono. Divertimento. Ci si diverte così. E si balla. E si balla. Con mascherina o senza? Senza. Non so che mi risponde mia mio no. Non lo so. In macchina alza il volume e si alza anche l'umore. I locali notturni della Gallura sono i più gettonati. Poi ovviamente se c'è tanta gente non è che sono fiscalissimi. Vedendo che il mondo è ripartito completamente, cosa devo fare? Incomincio a smattermene anch'io, sinceramente. Voi avete paura dei contagi? Zero, poi siamo giovani, sì. La febbre basta. Fermare il divertimento è un po' un parolone, perché fa parte della vita divertirsi. Sicuramente ci si può divertire cercando di rispettare le regole. E qui vengono rispettate le regole. È un po' difficile quando c'è la movida e c'è la festa. In Sardegna salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva. Cagliari resta la situazione più critica. Così la zona gialla appare difficile da evitare anche alla luce di una stagione turistica con presenze da record. Io prevedo che già ancora ci ribloccheranno come gli scorsi 2 anni, quindi gli ultimi svaghi è giusto concederseli. Irrompe tra gli ultimi preparativi per l'avvio della festa dell'Unità di Bologna la notizia dell'attacco kamikaze all'aeroporto di Kabul. E così, messe da parte le discussioni su Green Pass e ripartenze amministrative, il popolo della sinistra si interroga sulla strada da percorrere. Prima cosa, non dobbiamo fare un'altra guerra, questa è la cosa fondamentale. Per non fare un'altra guerra bisogna intraprendere degli altri percorsi. O si usa la forza o si usa il dialogo, non si scappa. E poi c'è dialogo e dialogo. Con sta gente qui per me è impossibile dialogare. Non si può demonizzare chi a livello istituzionale prova ad avviare un dialogo, ma per preservare quelle popolazioni. L'idea del premier Draghi di usare il prossimo G20 per includere Cina e Russia nei negoziati sembra un passaggio obbligato. L'unica cosa che si può fare è questa, è dialogare con Cina e Russia affinché loro siano, tra virgolette, i nostri ambasciatori sulle nostre esigenze. Russia e Cina penso che a questo punto della storia siano coinvolte soprattutto dal punto di vista degli interessi economici. Mentre solleva più di un dubbio la strategia messa in campo dagli Stati Uniti. Io ho l'impressione che Biden abbia voluto disfarsi troppo precipitosamente di responsabilità accumulatesi nel ventennio di politica estera sbagliata. L'ho visto balbettare, sta perdendo qualche cosa e questo potrebbe essere un problema. Su questa ritirata credo che avrà pensato bene di fare per il bene, penso, dell'America certamente, no? Ma per il bene anche di tutto il pianeta. Insomma. Non lo so se la cosa è riuscita, non mi pare. Vi auguriamo di vivere in pace e di poter realizzare i vostri sogni. E
Questa divisa rappresenta per noi la disciplina e ci aiuta a riconoscerci come gruppo. I sogni di queste giovani donne afghane si sono interrotti con il ritorno dei talebani. Giocatrici di calcio in una squadra di Herat hanno rischiato la vita per raggiungere Kabul, lasciando familiari e amici. All'aeroporto hanno girato questo video per raccontare la speranza di mettersi in salvo. Oggi sono tornate a sperare. A Firenze, protette da un'identità segreta, sognano insieme al loro allenatore di tornare a giocare a calcio. Chiameremo Latifa, la giovane donna che ci ha raccontato la storia del loro arrivo in Italia. It wasn't so bad. All'inizio non è stata una bella sensazione per tutti noi. Eravamo tristi per i ricordi e per tutto quello che abbiamo lasciato in Afghanistan, ma allo stesso tempo siamo state molto felici per l'arrivo, per le persone che si stanno prendendo cura di noi, che ci aiutano a realizzare i nostri sogni e per la possibilità di avere una nuova vita qui in Italia. Il pensiero è per coloro che sono ancora in Afghanistan. Alcune delle persone che facevano parte della nostra lista iniziale si sono viste costrette a rinunciare al viaggio perché le famiglie stavano ricevendo comunque delle minacce e tuttora, diciamo, giornalmente ricevono visite a casa, i vicini di casa sanno che hanno tentato la fuga, sono persone in pericolo così come i loro familiari. Il futuro, lontano dal loro paese, ha il colore di una divisa di calcio. Perché da quello si riparte per ricostruire la propria vita, si riparte dal gioco di squadra, si riparte tutti insieme. Ci siamo sentiti molto coinvolti da questa operazione che ha portato in salvo tante cittadine e cittadini afghani. Il nostro principale obiettivo adesso è quello di avere una buona vita qua ed essere delle buone giocatrici per il nostro paese e per l'Italia. Da quanti anni lavora in Alitalia? A luglio ho fatto 20 anni, sono entrata che ero una ragazzina. Questo lavoro per noi è la vita, senza di questo io a 44 anni non avrei dove andare. All'Italia passa Ita e Ita lascia Almaviva. Solo nella sede di Palermo sono 570 gli operatori di call center che rischiano il posto per la perdita della commessa. Tutti i ragazzi, i miei colleghi, siamo entrati qua dicendo sì, è un lavoro di passaggio, vi pago le tasse universitarie. Poi purtroppo la realtà lavorativa siciliana, palermitana, non offre nulla e quindi è diventato un lavoro stabile. I 14 milioni di euro che loro negli anni di fallimento, a partire dai capitali coraggiosi, non ci hanno mai restituito, li abbiamo pagati noi perché abbiamo rinunciato a un anno e due mesi di TFR, a tutti gli scatti di anzianità. È indecoroso che sia proprio lo Stato a gettarmi nella disperazione, è una vergogna. Nel bando di gara vinto da un'altra società non c'è riferimento alla clausola sociale che dovrebbe garantire continuità ai lavoratori. Questo è uno schiaffo in faccia ai lavoratori di Palermo che hanno sempre gestito questa attività. Quale sarebbe il vantaggio della nuova compagnia a cambiare operatori? Quale sarebbe il vantaggio? Il solito, quello che affligge i lavoratori Almaviva da 20 anni, il costo del lavoro. Prendere nuovi lavoratori oggi significa prendere ragazzi, li assumi con gli sgravi e ripartono da zero con i livelli e con gli scatti di anzianità. Buongiorno, Roberta dall'Italia, relazioni clientela. Io la contattavo per la sua richiesta di rimborso. Isolati e in smart working dall'inizio della pandemia, i lavoratori adesso temono la cassa integrazione. Noi all'Italia ce lo sentiamo nostra da sempre, da tutta la vita. E pensare che adesso dall'oggi al domani ci dicano che non siamo più parte di questa famiglia, ci viene il dubbio perché stai comunque mantenendo tutte le caratteristiche della vecchia Alitalia, ma vuoi tagliare fuori noi che alla fine siamo stati la voce di Alitalia per tutta la vita. Il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno.
Io ho trovato molto convincente la posizione che ha preso Draghi. Il reddito di cittadinanza è una discreta misura di contrasto alla povertà. Le politiche attive del lavoro non le può risolvere quello strumento. Arriverà il referendum sul reddito di cittadinanza, perché buttare via i soldi per i navigator, ma vi sembra giusto? Ma io penso che sia la peggiore barzelletta dall'estate 2021, quella di Renzi. Ma vi sembra una cosa normale? La destra chiede di sbaraccare il reddito di cittadinanza. Non si è sbaraccato, è stato rifinanziato. Il reddito di cittadinanza è stato devastante. Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza e quindi poi vedremo di essere... I ragazzi che io ho cercato, nessuno mi ha risposto, allora mi sono fatto un'idea, forse magari prendo il reddito di cittadinanza e non vogliono lavorare. Saretto Bambara è il titolare del Bambar a Taormina, locale preso d'assalto da turisti e VIP durante l'estate. Ad agosto due dei suoi dipendenti si sono infortunati ed è cominciata la ricerca di sostituti. Nessuno si è fatto avanti e così il servizio al tavolo chiude alle 15, mantenendo però l'asporto. Nel posto scritto, credo che il reddito di cittadinanza abbia avuto il suo effetto. Tutto qua. Sono stato attaccatissimo perché tanti parlano senza sapere, dicendomi che io sfrutto i ragazzi, dicendomi che i ragazzi sono messi part time, dicendo che i ragazzi hanno un contratto stagionale, ma non è nulla vero di questo. Attualmente al Bambar lavorano 14 dipendenti. Un contratto che sono, lavoro 10-11 mesi l'anno, cioè praticamente tutto l'anno di lavoro. Taormina, città turistica dove ancora oggi molti giovani emigrano per lavoro. Per chi rimane, il reddito di cittadinanza è comunque un'opzione. Il reddito di cittadinanza lo potevamo prendere tutti, perché è bello stare a casa, prendere soldi, giusto? Senza fare nulla. Se dovessi dire seccamente se è colpa del reddito di cittadinanza, risponderei di no, nel senso che il reddito di cittadinanza è una delle componenti, non è la sola componente che porta a questo disallineamento del mercato del lavoro. Io penso che è una cosa utile, però secondo me si devono mettere delle regole, perché secondo me è vero che tanti ragazzi sono a casa con il reddito di cittadinanza. Non è solamente qui al Bambare che non abbiamo trovato personale, fatti un giro a Taormina e guarda che tante persone cercano personale e non lo trovano. Oltre 400 operai a rischio alla GKN di Firenze, crisi alla Giannetti Ruth, la Whirlpool ancora sull'orlo del baratro. È stata questa un'estate di licenziamenti via WhatsApp, di fabbriche chiuse per volare all'estero, di migliaia di posti di lavoro a rischio. Giusto il tempo di far scadere il blocco dei licenziamenti ed il lavoro è tornato ad essere un'emergenza. Queste cose accadono, però non possono accadere in questo modo, perché noi abbiamo in mente di fare il West, non il Far West. Il governo adesso cerca di correre ai ripari con un decreto anti-delocalizzazioni di cui per adesso si vedono solo bozze e su cui le diverse anime della maggioranza faticano a trovare un'intesa. La norma non è anti-delocalizzazioni, io sono fortemente convinta che non si possano mantenere le aziende in un paese, in un territorio per legge o per norma. Chi sicuramente non vede di buon occhio la novità che dovrebbe inasprire le sanzioni per chi delocalizza è Confindustria, che dal palco di Rimini ha accusato il governo di buonismo. Progetto di legge che è punitivo nei confronti dell'impresa, quando siamo tutti d'accordo che è brutto licenziare con un WhatsApp. Non è quello il metodo. Si scrive delocalizzazione, ma si legge bestia nera degli ultimi governi. Hanno provato a frenarle per legge, Calenda prima e Di Maio poi. Quelli che imprenditori non sono, che noi chiamiamo prenditori,
e a cui abbiamo deciso di dichiarare guerra. Non funzionò però e il decreto dignità ha perso pezzi su pezzi. Adesso nel mirino c'è il reddito di cittadinanza, un altro totem del Movimento 5 Stelle, padre di molte rivoluzioni che il governo Draghi sta piano piano smantellando. Abbiamo portato avanti delle leggi che sono state massacrate, che quasi ci vergogniamo anche a dire che le abbiamo fatte ormai. Il reddito di cittadinanza, il decreto dignità e anche avessimo ucciso qualcuno. Il PD ha fame di Quirinale e sicuramente non è il piccolo Enrico Letta a decidere cosa farà il grande Mario Draghi. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. La politica torna dalle vacanze e subito si apre lo scontro sulla partita più importante dei prossimi mesi, il Quirinale. Una salita, quella verso il Colle, che a sentire i vari big si preannuncia più ripida del previsto. Io mi impegno e impegno il mio partito a sostenere Draghi e a chiedere a Draghi di essere il nostro primo ministro almeno fino alla scadenza naturale della legislatura nell'aprile del 23. Salvini e Letta hanno più di un grattacapo. Se il leghista ha la necessità di compattare il centrodestra rimanendo nel leader, il segretario PD teme con le elezioni anticipate di essere relegato all'opposizione. Penso che sia uno dei, diciamo, degli elementi che potrebbero convincerli a sostenerlo al Quirinale. Tra i due litiganti, il terzo, Conte, è costretto a difendere il governo Draghi, anche se secondo alcuni retroscena di Palazzo potrebbe voler staccare la spina. Vogliamo scacciare via una volta per tutte? Vogliamo riconoscere che io da subito, in modo chiaro, limpido, ho cercato di favorire addirittura la nascita del governo Draghi? Perché siamo due destini che si uniscono. La verità è che tutto si tiene molto attorno alla figura di Mario Draghi e quindi se lui decidesse in qualche modo di andare a fare il Presidente della Repubblica non vedo come il governo possa andare avanti. Destini incrociati di una partita che è solo all'inizio. E se tutto alla fine si risolvesse con un Mattarella bis? Come sapete il Presidente della Repubblica dura in carica 7 anni. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi. Trovo estremamente improprio, per essere gentile, che si discuta del Capo dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlare del Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica. Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza e quindi poi vedremo di essere... L'estate sta finendo. La scaramuccia Salvini-Conte è solo l'ultimo atto di una maggioranza che non riesce a non litigare. L'estate sta finendo come era iniziata, con lo scontro sul reddito di cittadinanza. Voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza perché voglio riaffermare l'idea che la gente deve soffrire. Politicamente Renzi è anti-italiano. Dal lavoro ai diritti, a giugno gli animi si infiammano sul DDL Zan, che, quando ad ottobre arriverà in Parlamento, dovrà trovare i voti per essere approvato. Il DDL Zan credo che sia in questo momento la cosa migliore di approvarlo. E io spero che Letta capisca, se ha voglia di tirare il dritto, va a sbattere contro quell'albero lì. Neanche il tempo di festeggiare le medaglie olimpiche che lo Ius Soli irrompe nel dibattito. Il PD invoca una legge, ma sembra l'unico a crederci. La legge sulla cittadinanza va bene così com'è, non si tocca. La legge sulla cittadinanza è per noi una bandiera fondamentale. Ad agosto gli sbarchi tornano all'ordine del giorno. Ed è tutto un Letta contro Salvini, con il leghista che rincara chiedendo le dimissioni della ministra Lamorgese. Non è possibile che sia un ministro dell'interno assente. L'ha detto la ministra Lamorgese l'altro giorno. La risposta volgare e insopportabile di Salvini, per quanto mi riguarda, dimostra che è totalmente fuori. Come se non bastasse, esplode anche il caso del sottosegretario leghista Durigon. Ciò che ha detto il sottosegretario Durigon credo che non è compatibile con la sua permanenza al governo. In pieno Ferragosto inizia poi la crisi afghana e anche su questo la maggioranza si spacca. La situazione attuale, per come si presenta così drammatica, non contempla altre soluzioni, a mio avviso, che non siano il dialogo con i talebani. Dallo sproloquio di Conte parli di un improbabile dialogo con i terroristi talebani. Estate. L'estate calda è dunque la premessa di un autunno rovente o alla fine, complice anche il semestre bianco,
i partiti non fanno poi così sul serio? E i partiti guardano ai risultati, esattamente come facciamo noi, lavorano anche loro per il bene degli italiani. Mambo italiano. E mambo, mambo italiano, e mambo. Come adesso dice, signore e signori, vi presento il nuovo sindaco di Conegliano. È il 9 luglio quando il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, presenta la candidatura di Piero Garbellotto per la sua Conegliano, terra di imprenditori dove anche le rotonde sono coltivate in funzione del prosecco. La benedizione si chiude con una frase quasi profetica. Vai giù, di testa tua, fai l'alleanza che decidi te, fai le scelte che decidi te, perché alla fine se te sbagli vieni tutti da Dino dei partiti. In 2 mesi Garbellotto ha messo insieme Lega, Fratelli d'Italia e una lista civica, Conegliano al centro, con un paio di sorprese, 2 renziani fuoriusciti da Conegliano Viva. Ma uno era a scuola con me, tra le altre, quindi è un amico, l'altro ho avuto il piacere di conoscere recentemente, 2 persone che stimo e 2 espressioni della società civile. 2 persone forse deluse che avrebbero appoggiato il centro-sinistra se non fosse stato imposto un candidato sindaco senza discuterne. Hanno visto in questa nostra lista civica la possibilità di un approdo proprio nell'area moderata, nell'area di centro, condividendo programma e candidato. Cosa pensa di questi esperimenti? Follie e prostituzione proprio politica. Ex renziani? No, non mi stupisce. E se la gente si lascia andare a commenti spesso taglienti, il mondo politico scorge i primi segnali di prove d'intesa tra i 2 Matteo, Renzi e Salvini. La prima a commentare proprio la candidata del centro-sinistra Conegliano. Per Francesca Di Gaspero, il partito di Renzi ha trovato la sua naturale collocazione tra Lega e Fratelli d'Italia. Ma sinceramente non credo. È chiaro che se i delusi di Italia Viva trovano invece nel centrodestra una casa accogliente o una condivisione di valori, perché no? Però non credo che sia il suo leader soprattutto appetibile al centrodestra in questo momento. Il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. È esattamente lo stesso principio del mantenimento a metadone di un tossicodipendente. È un ragionamento vigliacco. Chi usa queste metafore probabilmente non si rende conto di che cos'è la povertà. Il reddito di cittadinanza significa premiare i furbetti. Infatti voi da esponenti che godono di trattamenti da parte dello Stato ben cospicui. Io voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza perché voglio riaffermare l'idea che la gente deve soffrire, rischiare, provare, correre, giocarsela. Disincentiva al lavoro, alla passione e alla fatica. Il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno. Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza. È troppo presto per dire se verrà ridisegnato, se verrà riformato. Mara Carfagna e Roberto Speranza e Luigi De Maio sono alla festa dell'unità con Dario Nardella, perché in fondo possono immaginare su alcuni temi delle posizioni comuni. Metti una festa dell'unità a Firenze e 4 politici di 4 diversi schieramenti che sembrano andare d'accordo proprio su tutto, al punto che viene da chiedersi perché non facciano parte di uno stesso campo. Qui su questo palco, anche io virtualmente, trovi alcune di quelle persone, ma siamo in tanti, che hanno scelto in quest'anno e mezzo di mettere da parte la tentazione di evidenziare le differenze e di cercare di lavorare sui fatti concreti. E le grandi sfide, come appunto quella del Covid e della pandemia, ci hanno portato anche a ritrovare certi punti di contatto. Non dobbiamo aver paura di questo, non dobbiamo vergognarci. La suggestione che ha lanciato Dario è sicuramente molto... molto ambiziosa e molto coraggiosa. Se io la raccolgo, domani mi diranno che parlo come Prodi, neanche come lei. E il palco di Firenze diventa anche l'occasione per tracciare il solco tra il campo moderato e quello sovranista. Alla fine tu ci avrai comunque 2 campi: il campo della destra egemonizzato in Italia da Salvini e Meloni e un campo democratico che alla fine dobbiamo ancora capire come lo costruiamo. Anche all'interno dello stesso schieramento. Io non mi faccio dare la patente di centrodestra da chi strizza l'occhio ai Novax, ai No Euro
ai no pass. Il problema del centrodestra oggi non è che parla come Enrico Letta, ma è che magari strizza l'occhio a quelle piazze di estremista e che parla qualche volta come Forza Nuova. L'idea di un campo largo sembra convincere, soprattutto se serve a battere l'avversario comune. Penso che sarebbe loro ad essere più d'accordo. Non mi meraviglia neanche troppo, perché insomma si parla di personalità comunque molto ragionevoli, quindi ecco, mi sembrano quelle adatte. Credo che possa essere una sfida in prospettiva lo sforzo di individuare degli elementi comuni su cui lavorare per una prospettiva concreta. È un'apertura quantomeno e sono tutti giovani, io sono molto fiduciosa. Per sconfiggere il grosso nemico che è Salvini e la Meloni devono mettersi insieme, perché sennò dividi et impera, no? Una scritta che non potrà essere eliminata perché è indelebile, ma che verrà coperta con il nostro bel tricolore. All right! Due righe di scotch blu a coprire il nome del circolo del Partito Democratico, Enzo Biagi, che a breve ospiterà la prima sede di Fratelli d'Italia a Cesena. E siamo fieri anche di poterlo fare in quella che per anni è stata la storica sede del PD. Un segnale che ci dice che anche nella Romagna non esistono più roccaforti rosse. Un'apertura che ha fatto discutere, soprattutto dopo la comparsa di un volantino intimidatorio. Era stato appeso nella vetrata d'ingresso alla sede un cartello molto spiacevole con scritto a piazzale Loreto c'è ancora tanto posto, fa nel retro c'era l'intestazione del comune di Cesena. Chi lo ha fatto forse pensando di poter parlare per conto di qualcun altro. Ci attendavamo in verità una presa di posizione da parte del sindaco di Cesena. Ma il primo cittadino Dem si smarca dalle polemiche. Io penso che per la democrazia della città il fatto che altri partiti, questo è il primo partito di opposizione che apre una sede fisica a Cesena, sia un fatto positivo. E chiarisce il giallo del logo del comune sul volantino. Si trattava di un block notice, peraltro datato primi anni 2000, la persona l'ha fatto utilizzando questa carta, il retro di questa carta, ma io sinceramente non trovo nessuna connessione. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? In città però la nuova apertura fa discutere e le persone si dividono. Ce ne faremo una ragione, ci dispiace perché noi siamo sull'altra sponda. Non fa scalpore perché comunque stanno aumentando molto anche le persone che voteranno Fratelli d'Italia. No, c'è Cesena, sono tutte rosse qua. C'è un negozio di scarpe, chiude, apre un negozio di maglieria, cioè qui è chiuso un partito, ne viene un altro, democrazia. È una vergogna. Fratelli d'Italia, tanto è vero, ci potevano mettere quelli della Lega o addirittura Fratelli d'Italia. Ma la città sta cambiando? Speriamo di no. Arrivederci. Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra. E il signor Hood era un galantuomo. Quando l'Italia era ancora in bianco e nero, Marco Pannella, con un canestro pieno di referendum, spiegò a una politica timorosa e grigia che gli italiani erano già a colori. Aborto e divorzio hanno aperto una strada che per 20 anni hanno battuto in tanti. Si va alle urne per il referendum sul ripristino o no dei 4 punti di scala mobile tagliati col decreto antinflazione dello scorso anno. Non era il solo. A metà degli anni Ottanta, il referendum sulla scala mobile segna il sorpasso culturale del PSI di Craxi sui comunisti orfani di Berlinguer. Craxi, però, sbaglia i conti qualche anno dopo. Nel 91 invita gli italiani ad andare a mare, ma loro, invece, vanno a votare per la preferenza unica, anticipando così la fine del leader socialista e aprendo le porte alla Seconda Repubblica. La botta definitiva arriva nel 93, in piena Tangentopoli. Gli italiani votano in massa per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti. E 2 anni dopo, dicendo no a chi voleva cancellare la pubblicità dai film in TV, aiutano non poco l'allora astro nascente della politica italiana, Silvio Berlusconi. Siamo l'Italia della gente per bene contro l'Italia dei vecchi partiti. Viva l'Italia, forza Italia! Per tutta la Seconda Repubblica i referendum entrano in crisi. Ben 24 quesiti non raggiungono il quorum. Non siamo un partito, non siamo una casta,
Il vento cambia nel 2011, quando con i referendum sull'acqua pubblica approvati a furor di popolo entra sulla scena politica l'uomo nuovo, Beppe Grillo. La democrazia è quella che abbiamo dimostrato con il referendum, 28 milioni contro l'acqua privatizzata e contro il nucleare. L'unica vera democrazia è quella lì. Il resto sono parole. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovare. Nelle urne referendarie si è giocato la carriera Matteo Renzi, che ha trasformato un quesito costituzionale in un giudizio su di sé ed ha finito per perdere tutto: il referendum, il governo e un bel pezzo di futuro politico. Energia pulita, pannelli fotovoltaici. I referendum, per definizione, sono piazza contro palazzo. In Italia, negli ultimi 50 anni, sono stati spesso palazzo contro palazzo, battaglia politica fatta con altri mezzi. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai. Alta tensione tra il ministro del lavoro Andrea Orlando e il ministro dell'economia Daniele Franco. Lo scontro, seppur smentito, rileva come nonostante i pochi chilometri di distanza tra via 20 settembre e gli altri ministeri, la differenza di intenti sia sempre ben marcata. Commissione europea, OCSE e Fondo monetario. Anche la BCE, importante. Nel 2011, con i conti italiani sull'orlo del baratro, i giorni più duri della crisi furono anticipati dalle evidenti frizioni tra il premier Berlusconi e il suo ministro dell'economia Giulio Tremonti. Credo che sia molto importante, ma non coinvolgibile in questo tipo di... Informabile, però sì. D'altronde, che non si amassero da un po', era noto a tutti. Una delle ragioni di caduta del governo Berlusconi fu la mancanza totale di colloquio tra il presidente Berlusconi e il ministro dell'economia Tremonti. Lo schema tra chi nel governo chiede soldi e chi deve controllare le casse dello Stato ha avuto un'eccezione nel governo Monti, un'epoca in cui i soldi non li chiedeva nessuno. Abbiamo dovuto chiedere un sacrificio. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Passata la stagione della politica lacrime e sangue, il nuovo titolare di via 20 settembre, Piercarlo Paduan, dovette subire, spesso controvoglia, l'era dei bonus renziani. Lo scazzo più duro che ha avuto con Renzi? Sulla questione dell'IVA. Su questo con Renzi non ci siamo mai trovati d'accordo. Il tiro al bersaglio contro il ministro dell'economia ha caratterizzato anche le variegate maggioranze che hanno sostenuto i due governi Conte. Chi vuole fare il ministro di questa squadra sa che il taglio delle tasse è la priorità di questo paese. C'è solo una cosa peggiore di non avere questi soldi, è spenderli male. Alla fine, nell'eterna lotta tra falchi e colombe, pare evidente che a tutti i governi e a tutti i premier convenga sempre avere un ministro parafulmine. Il ministro Gualtieri e la ragioneria sono i cerberi dei conti pubblici. O quasi a tutti. Mi è stata posta la domanda tra Rutelli e Fini. Bene, mi è sembrato assolutamente logico di dover rispondere Fini. Era la fine del 1993 e con queste parole Silvio Berlusconi, che allora era solo, si fa per dire, il più grande imprenditore italiano, sortì due effetti destinati a durare a lungo: la sua discesa in campo e lo sdoganamento della destra al governo. Non al Campidoglio, dove vinse Rutelli, ma a Palazzo Chigi, dove pochi mesi dopo, al fianco di Berlusconi, c'era proprio lui, Gianfranco Fini. Sembrava un sogno impossibile appena 6 mesi fa a Napoli, questo sogno sta diventando realtà. L'avvento sulla scena politica dell'elezione diretta dei primi cittadini fa miracoli. Antonio Bassolino si trasforma in una notte da grigio funzionario del PCI a superstar, in una parola, o sindaco. I comunisti bolognesi lo chiamavano il macellaio, ma Giorgio Guazzaloca a Bologna era popolare e riesce così in un'impresa fino ad allora impensabile: sventolare la bandiera di Forza Italia sul palazzo comunale della Rossa Bologna. Siamo estremisti nella ricerca dei diritti e del principio di eguaglianza. Di segno opposto nel 2011 il sorpasso a sinistra di Giuliano Pisapia nella Milano feudo del centrodestra, che da allora veste i panni di capitale progressista del paese.
io sono pronta a governare questa città. Il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando. Anche l'ultima tornata elettorale del 2016 ha aperto una nuova stagione, con Virginia Raggi a Roma e Chiara Appendino a Torino, ad aprire la strada all'imminente successo nazionale del Movimento 5 Stelle. Questi due aerei sono decollati, tutti e due. Sono gli aerei della missione impossibile. E belli tempi quando bell'Unione sentivi sempre il sonno di un pianino. Il traffico è sempre così o no? Oggi peggio? Bocca al lupo! Signora, ma come fa lei col cane, con la bici? Sono due ore che sto in viaggio. Da dove è partito? Dopo l'Eur. Come io sono disabile, mi sono fermato perché mi stai venendo da rigettare. Nanna re, perché ti sei innamorata di sta musica americana? Mi metto ai posti dove possono prendere. I vandali ci sono. Il posto più strano dove mi ha trovato? È Tevere. Qui siamo praticamente sul Lungotevere. C'è una specie di foresta e qualcuno ci vive. Sono vestiti, scarpe, sale, la senape. Zucchini, patate, mele, citriule, melanzana, banana, però carota no, se no tu fai fritto, fai forno, tu piace bella collana, non c'è problema. Lo prendo perché è buonissimo, lui è sempre corino, è buonissimo. Ma si può ancora prendere una casa a Campo dei Fiori, una volta forse? Una volta, adesso no, perché costa un sacco di soldi. Com'è Roma? È bella, però è sporca. Adesso perché ci sono le votazioni, allora un po' si comincia a respirare un po'. Io metterei Roma sotto una campana di vetro e farei pagare per vederla e saremmo il comune più ricco del mondo. Roma nostra piena. Rimettere al centro le periferie di questa città sono per noi le parole d'ordine da portare all'interno della campagna elettorale. Stanno facendo la metropolitana e quindi probabilmente presumiamo che stanno rimettendo in sicurezza alcune cose. Ma quanti anni sono che stiamo aspettando la metro C? Persi negli anni praticamente. Vieni a Roma e ti innamori, però ti viene una rabbia. Come sta Roma? È malata. Malata? Roma è malata. Qui è sempre così. Sempre. È un grandissimo problema questo. Bagni, mobili, reti, materassi, ristrutturazioni complete vengono gettate lì dietro. Un pezzo di un letto. Signore ci prova, funzionava un tempo. È da poco che abito qua, non lo so, però vedo che la situazione è drammatica. Ci manca la campana per il vetro? Qua non c'è, devo andare fino alla sopra. E lei ci va, si arma di pazienza e va. Forza. C'est magnifique, c'est énorme. Gigantesco. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 buste fuori dal secchio. Ad un passo da San Pietro. Questo è niente, ho 33 anni che vivo a Roma, non l'ho mai vista così schifosa. Povera Roma nostra forestiera. Si è dimesso il sottosegretario Durigon della Lega. Bene, bene, bene. Mi fa molto piacere, sono finalmente una buona notizia nella tristezza di oggi. Proporre il cambio di intitolazione dal Colle Borsellino al Fratello di Mussolini mi sembra veramente, lo dica tutto. Ecco. Andiamo a mettere il Fratello di Mussolini, no, alla sorpresa, ecco qua che fa. Una vergogna storica quello che ha detto, prima cosa. Il livello di tolleranza di fronte a queste cose ridotte al minimi termini. A me viene da pensare che possa essere stato un atto di secondo coscienza. Aspettavamo, sono arrivate, le pressioni servono, le giuste pressioni. La nostra politica deve essere questo, mettere insieme l'anima e il cacciavite e non staccarle mai. Anima, cacciavite ma nessun simbolo. Quando si è trattato di candidarsi nel collegio uninominale di Siena, il segretario Letta ha rinunciato al logo del suo partito e ha preferito questo. Che
si pensi che quel marchio sia tossico, come affermò il leader delle sardine Mattia Santori? Marchio tossico significa che loro per primi respingono il loro stesso marchio. Non è la prima volta però che nel PD si sceglie di mettere da parte il simbolo. Bonaccini si candida alle elezioni del 2020 per l'Emilia-Romagna puntando su se stesso. Bonaccini, non ti vergognare della tua identità e della tua storia. Metti i simboli dei partiti che ti sostengono sui tuoi manifesti, non fare finta di essere altro. Io non potevo presentarmi con un solo simbolo avendo sei liste che mi sostengono. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Non solo PD, nel 2015 Forza Italia toglie il nome di Berlusconi, allora in difficoltà, dal logo, scelta però sofferta. Togliere il simbolo di Forza Italia a Berlusconi è come togliere la maglia nerazzurra all'Inter, la maglia biancorossa al Bari, l'inno di Mameli all'Italia. L'obiettivo è sempre lo stesso, non rischiare di perdere voti. Sarà per questo che per le amministrative di ottobre a Roma, Milano e Napoli il centrodestra punta tutto su tre candidati civici? Penso che sia un valore aggiunto, perché di gente conosciuta a Roma, a Milano, che ha fatto disastri, ne abbiamo vista anche troppa. L'impressione è che il simbolo a volte possa trasformarsi in uno scacciavoti, specie per partite delicate, e così ci si candida cercando di rischiare il meno possibile. Io penso che se non l'avessi fatto sarebbe stato un segnale di diserzione. Io non ho voluto darle questo segnale perché il Partito Democratico di Siena e di Arezzo me l'ha chiesto con una tale forza che francamente se avessi detto di no sarebbe stato un segnale di diserzione. È evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Volato in Sicilia per conoscere i paesaggi che hanno fatto da cornice alle storie del commissario Montalbano, o è stato a Procida dopo aver visto il postino? Contesti televisivi o cinematografici che diventano mete di viaggio per molti. Giungere in un luogo, avendolo conosciuto attraverso l'opera cinematografica, l'opera letteraria, la serie, può essere un modo per arrivare e riuscire anche in pochi giorni a comprenderne un poco di più, quindi essere un po' più viaggiatori e un po' meno turisti, per quanto ci ha consentito esserlo. Sullo stretto legame tra territori e audiovisivi si basa lo studio presentato nell'ambito della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, una ricerca condotta dall'Università Cattolica che in occasione del suo centenario ha mappato il fenomeno del cineteleturismo. Quanto le persone sono spinte a viaggiare, andare a visitare i luoghi nei quali sono stati girati dei film o delle serie di successo. Il cinema e il materiale audiovisivo in genere sono diventati un grande volano per il turismo, un ruolo chiave indubbiamente svolto dalle film commission, ma anche dalle fondazioni. Abbiamo a cuore il fenomeno della visione del cinema, ma anche stimoliamo che i territori si sappiano raccontare attraverso il cinema. È arrivato in studio, lo aspettavamo, perché ogni stagione dobbiamo ripartire con Renzi noi, perché Renzi dà un sacco di notizie, francamente, bisogna dire la verità. Mamma mia, come siete messi male. Allora, avevamo finito bene, si ricorda? Erano i giorni dell'Europeo e stavamo discutendo con i ragazzi della redazione. E lei ha portato bene? No, io no, ho portato bene Mancini e l'Italia, però volevo capire. Era un momento, era grandi discussioni su chi... sarebbe allora, stato l'uomo del match. Di calcio stamattina, io le dico una cosa, ho letto quella sua intervista sul Foglio, sì? Che lei che nasce come arbitro. Sì, è stata un'esperienza bellissima. Sa, quando i 5 Stelle mi insultavano alla Camera, quando ero Premier, io dicevo, ragazzi, ma che volete che mi faccia un insulto vostro quando da arbitro prendevo gli insulti in Garfagnana in seconda categoria? Quelli sì che allora, insulti. Le dico di più, che mi sono fatta spiegare bene da Tardelli tutte le cosa fa un arbitro esattamente. Ho imparato cos'è il cartellino, non so niente io, cos'è il cartellino rosso, cos'è il cartellino giallo e il fischietto. Adesso le consegno tutto. Questo però è un fischietto di quelli, lo prendo, perché, ma un fischietto di quelli vecchi. Perché penso che lei c'ha parecchie partite da arbitrare prossimamente. Non sa cosa fa un arbitro? Cioè, il cartellino giallo e rosso se lo tiene nel taschino, ma ti insegnano da piccolo a tenere il giallo nel pantalone subito, perché quando c'è un po' di rissa, zac,
Deve essere il giallo facile. Fai prima, ecco. Allora, perché la domanda è questa. Ha visto le mosse di Salvini di ieri? No? Una mattina ritira gli emendamenti, poi fa sapere che invece vota quelli dei Fratelli d'Italia. Non si è capito bene cosa vuole fare. Letta ha detto una cosa, insomma, interessante. Ha detto che sostanzialmente Salvini andrebbe espulso dal governo, dal campo, che dir si voglia. Lei che ne pensa? Ammonito o nel espulso? Nel merito... La cosa del Green Pass, la posizione di Salvini e della Meloni contro il Green Pass e anche di una parte della sinistra, di qualche filosofo, di qualche sindacalista, per me è una posizione assurda. Cioè il Green Pass ci sta riportando a vivere. Grazie al Green Pass si può prendere un treno, grazie al Green Pass si può andare allo stadio. Io sono per il Green Pass. Chiarissimo. Quindi sono per la libertà. Chi è per la libertà è per il Green Pass, quindi metodo. La posizione di Salvini è folle. Dopodiché che Letta voglia togliere Salvini dal governo, lo dice ormai da mesi, che Salvini non ne voglia sapere è altrettanto vero, ma queste dinamiche, l'arbitro non sono io e Draghi, sono fatti loro. Quello che interessa a me è che l'economia sta ripartendo, più 6% di PIL. Il virus purtroppo c'è ancora, però col Green Pass, con i vaccini, ce la possiamo e io spero fare. Con i farmaci, però come ce la stiamo facendo? Del governo, dato che lei insomma è stato uno dei grandi artefici, ma ci potrebbe essere un governo oggi senza Salvini? Cioè se Salvini esce, il governo va avanti lo stesso. Io penso che Salvini non uscirà mai perché lui per primo ha paura a uscire. Perché? Perché tutti all'inizio avevano un po' la faccia così, corrucciata, ma adesso si stanno accorgendo che con Draghi le cose vanno meglio. E quindi Salvini, come Letta, come gli altri, preferiscono essere a favore di Draghi. Meno male. Lei ricorderà che il PD diceva o Conte o morte. Alla fine ci hanno Draghi e stanno meglio così. La Lega diceva mai con Draghi. Si sono convinti tutti. Sa com'è quella? Sulla strada di Damasco c'è un andirivieni di gente in questo periodo, conversioni allora, sulla via di Damasco. Se lei è orgoglioso di quello che ha fatto, questo mi era abbastanza chiaro. Detto ciò, su questa cosa del Green Pass è assolutamente in disaccordo con Salvini e quel mondo lì. Folle. Sulla storia però del reddito di cittadinanza marciate compatti, cioè mi pare di capire che i più grandi fautori dell'abolizione del reddito siete lei, Salvini e Meloni. Le lo dico perché Letta ha fatto capire che lui lo vuole solo modificare. E oggi Repubblica fa un titolone, il reddito resta ma Draghi lo cambia, quindi insomma già questo... l'hanno rimasta un po' sola col suo referendum? No, figuriamoci, se non ci fosse stata la proposta del referendum che abbiamo messo nel libro che presentai da lei, se non avessimo messo quella proposta, oggi nessuno discuterebbe di reddito di cittadinanza. Lei ricorderà che... E lei che cosa fa con la politica? Fa la Jean Provocateur. La cioè Jean lei Provocateur, c'est bon, bien français, c'est vraiment charmant. Ma detta in un altro modo faccio rompiscatole. Quindi la Jean Provocateur, c'est la traduzione rignanese del rompiscatole. Volevo essere elegante, Renzi. Io sono di Rignano. Il concetto qual è? Tutti sanno che una cosa è sbagliata, perché lei non troverà uno in Italia, a parte Di Maio, che pensa che i navigator funzionino. Secondo me nemmeno Di Maio ora, forse Conte, ma nemmeno lui. Il concetto quindi è che il... Ha visto la Iena, scusi, sì, me l'hanno sì, messa carino. Lì, come dice, la cittadinanza non piace a Salvini, a Meloni, a Renzi, quindi è giusto. La Iena è sempre simpatico, Riccardo Barenghi, già direttore del Manifesto, poi forse per l'ex direttore del Manifesto ovviamente il reddito di cittadinanza sarebbe steso a tutti, ma perché c'è chi odia la povertà, io odio la povertà, io non odio i poveri, e c'è chi odia il lavoro, che è una cosa un po' diversa. Detto questo però, andiamo sulla sostanza. Il fatto di aver permesso di aprire la discussione sta portando, come era quel titolo che ha fatto vedere lei, scusi, prima, mi dice una cosa, cioè Draghi cambierà il reddito, ecco, quindi no, anche questa... andrà a pallino. Per capire io, no? Quindi sostanzialmente il referendum non si farà. Lei ha proposto il referendum perché così ha pensato di smuovere le acque torbide. Io propongo il referendum, io raccolgo le firme per referendum, poi se sono, come penso, perspicaci... Sì, sul reddito di cittadinanza ne prendiamo molte di più. Si fa dare una mano da Salvini, fate i banchetti insieme, quella sarebbe stupenda, due Mattei al banchetto. Guardi, il bello è che mi accusano di essere amico di Salvini quelli che la pensano come lui sul Green Pass. Perché anche questo è divertente, no? Leggo dei titoli sul Fatto Quotidiano e poi vedo che Travaglio sull'obbligo vaccinale la pensa molto più come Salvini che non come me. Io, ad esempio, sono per l'obbligo vaccinale. Però, andando sulla sostanza, quel titolo lì di Repubblica ci dice che il reddito di cittadinanza, che prima difendevano tutti,
adesso non lo difende più nessuno. E piano piano tutte queste riforme torneranno alle riforme dei nostri governi. Il reddito di cittadinanza tornerà come rei. Quota 100. Quota 100, altra grande intuizione di Salvini e Di Maio. Quindi perché la usiamo come pistola sul tavolo il referendum. Io la metto sul tavolo. Se poi non cambiano, si fa il referendum. Mi fa un po' ridere una cosa. Salvini, il reddito di cittadinanza, l'ha votato. Eh no, quello sì. Non diciamolo a nessuno. Ma si cambia idea qua in Italia. Eh sì, ma guardi, è bellina perché Conte ha detto io ho firmato i decreti Salvini, ma ho sbagliato. Salvini ha detto io ho votato il reddito di cittadinanza, ma ho sbagliato. Secondo me sa cosa hanno sbagliato. A far quel governo. Ha combinato tanti di quei danni che era meglio... Lasciamo stare. Senta, parliamo un po' del Colle, va? Perché lei insomma può fare pure un po' oggi con me, a parte l'arbitro, anche l'osservatore politico, diciamo che ne sa parecchio, nonostante sempre la giovane caro, età. Mi fu questo il grande Colle. Vecchio, si ricorda? Dicevamo che a lei è un po' un grande vecchio. Un grande vecchio giovane. Allora, qual è il tema? Che questa mossa di ieri, secondo molti, avrà letto anche lei le analisi, è perché... Salvini e Meloni hanno, Meloni hanno un interesse comune, mandare Draghi al Quirinale, così da poter liberare Palazzo Chigi e fare le elezioni un pochino prima. La vede? Se lei mi domanda, può essere questo nella testa di Salvini e Meloni? Potrebbe essere. Succederà? Non lo so, mi sembra molto prematuro, ma non lo dico per tattica, lei non mi crederà, ma oggi è l'8 settembre. Mancano ancora 4-6 mesi, quindi... Alla fine è molto complicato. Il voto segreto può riservare sorprese? Beh, intanto sono 5 mesi. Comunque, il voto segreto sempre riserva sorprese, però Draghi è adatto o no a fare il Presidente della Repubblica? Secondo me sarebbe un bravissimo Presidente della Repubblica, come è stato un bravissimo Presidente della Repubblica Mattarella, come naturalmente altri nella storia del nostro Paese e nel futuro del nostro Paese. Contemporaneamente Draghi è un ottimo presidente del Consiglio, quindi la partita non Benigni, può essere... L'unica è quella, un altro annetto o due di Mattarella. Sa, non è che si può fare a tempo, se rieleggi il Presidente della Repubblica dura 7 anni, poi lui, come fece Napolitano, si può dimettere. Ma è un gioco talmente complicato che stare oggi a perdersi la testa mi sembra prematuro. Quello di cui sono certo ma è che Salvini e Meloni... Che Draghi rimanga a fare Presidente del Consiglio per il momento. Io dico da qui al oggi è l'8 settembre, anche passi 5 mesi, l'8 febbraio, perché credo si voti all'inizio, 3 febbraio. All'inizio di febbraio, il primo voto, quindi i primi voti saranno probabilmente di assestamento, però diciamo che a metà febbraio sappiamo come vanno le cose. Da qui a metà febbraio lei mi insegna che passano delle ere geologiche, perché prima in politica succedeva una cosa ogni morte cioè, di papa. Cioè nemmeno lei che anticipa tutti ha un'idea pallida di quello che accadrà. Ma le sembro uno che ci... No, questa non mi è venuta bene. Sì, ci penso prima, però penso che sia abbastanza prematuro parlarne. Poi le dico la verità, mi sembra anche che questo vorrebbe dire mancare di rispetto a Mattarella. Cioè, Mattarella è il Presidente della Repubblica, non è che è il Presidente della Repubblica anche Draghi, è offensivo. Allora, alla fine, è offensivo per Mattarella. Ma lei che ruolo intende avere in questa partita così importante? L'altra volta fu il regista, sto giro può fare l'arbitro? Questa volta voto. Guardi quanta gente c'è. Sa che l'altra volta... In pista. Posso dirle? Sono meno di quelli che si sentono in pista davvero. Sa che... Le svelo un piccolo scoop. Cioè, di questi chi togliamo? Togliamone subito qualcuno, mi aiuti un po'. No, non ci penso neppure, quello è il gioco della torre. Berlusconi però me l'ha tolto l'altra volta, no? Allora, le dico questo, le dico una notizia. L'altra volta, con il presidente Napolitano, una volta scherzammo insieme... Quando il presidente si era dimesso, quindi si era già nella fase No, si stava per dimettere, ancora non si era dimesso, era ancora al Quirinale, perché poi dimettendosi lascia il Quirinale e c'è il presidente supplente, che è il presidente del Senato, in quel caso era Piero Grasso. Mi ricordo che qualche giorno prima che lui si dimettesse, sarà stato forse gennaio del 15 o al massimo dicembre del 14... In uno degli incontri che facevamo per discutere le questioni di governo. Niente di segreto, a nessun autogrillo, diciamolo che con lei è tutto no, strano. Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio si incontrano, però in un momento scherzammo e allora gli disse, Presidente Napolitano, col Presidente Napolitano facemmo l'elenco di quelli che si sentivano candidati. Non dirò i nomi nemmeno sotto tortura, ma le dico che erano 17. Quindi lei ce ne ha 8, la prossima volta ne mette altri 8, c'ha i titolari e le riserve pronti a schierarsi in campo. Ci sperano tutti in Italia? Tutti quelli con più di 50 anni.
Se no lei ci proverebbe? Se ne io, avesse se di c'è più. Uno me poco adatto a quel ruolo, lì bisogna avere un ruolo di diplomazia, starsene buoni. Lei mi ci vede? Non tanto, non onestamente. Non capisco perché. Mi dica una cosa, ma si vota adesso fra pochi mesi a Siena? A meno di un mese, pardon, tra pochi giorni, volevo dire. 3 e 4 gennaio. Scusi, 3-4 ottobre, colpa mia, l'ho indotta in errore. Quindi, no, non tra qualche mese, tra qualche settimana. 3-4 ottobre, anzi, andate a votare nelle città: Roma, Milano, Napoli, Bologna, esatto. Torino, allora, Trieste. A parte le amministrative, fermiamoci Calabria, un attimo sulle Siena. Suppletive, però, perché mi incuriosiva questa storia di Siena, no? Nel senso che, prima cosa, Letta non ha messo il simbolo del PD. Lei cosa pensa, perché? Secondo me ha fatto una cosa logica. Perché è candidato non soltanto del PD, lo appoggiamo anche noi, ha fatto una cosa giusta, quindi non mi sento di attaccarlo. Naturalmente, se l'avessi fatto io di candidarmi senza il simbolo del PD, mi avrebbero massacrato. Però io mi sento di difendere Enrico Letta, ha fatto il simbolo giusto. Non se l'aspettava questo, eh? Perché lo vuole appoggiare a Siena, che insomma non sarà una passeggiata, perché Siena, diciamo la verità. Secondo me Letta vince anche perché... con la vicenda dei Monte dei Paschi, no? E anche sì, onestamente, certo, le dico una cosa con sincerità, anche con la storia di Padoan, non è una storia, è una storia un po' complicata da digerire per gli elettori. Sì, però se io fossi un senese, ora, un fiorentino che dice ai senesi di votare un pisano è una cosa contro natura a Firenze e in Toscana. Mission impossible. Mettiamola così, penso però che dovendo scegliere il miglior rappresentante per quel territorio, io se fossi un senese voterei Enrico Letta. Dopodiché... quello che deve essere chiaro è che il modo migliore per aiutarlo è non andare a fargli campagna elettorale. Si immagina che il caos verrebbe fuori. Però le polemiche sul simbolo a lui, no. L'avessi fatto io, quegli stessi che oggi appoggiano Letta avrebbero detto: Renzi, si vergogna del PD. Mi dica una cosa, Farinetti mi stava spiegando la cosa del ministro. Oscar, a parte che ha fatto un'intervista bellissima, quella che vedete dietro, ha fatto il libro. Ho fatto un'intervista bellissima dove segnalo il passaggio con sua moglie Graziella, la prima notte in tenda, prima notte di nozze, e dice, nel mio egotismo, scrive Oscar, anziché ti amo, le dicevo sei contenta che mi piaci. Lì c'è tutto. Il mio amico Oscar. Oscar, c'erano tre persone che avrei voluto portare con me, che mi avevano accompagnato. Uno è Oscar, uno è Alessandro Baricco e uno era Andrea Guerra. A tutti e tre chiesi di venire a darmi una mano. Non se ne nessuno parlò. Dei tre si è sentito di schierarsi, diciamo, al governo. Dei tre, tutte, voglio molto bene a tutte e tre. Andrea Guerra poi ha fatto un anno di servizio civile gratuito per il paese come consigliere di cose. Alessandro e Oscar sono due amici e penso che il libro... sono curioso di leggere il libro, allora, anche se dice che la moda è nata a Torino. Ma che dici, Oscar? Facciamo un incontro sul libro di Oscar. Ho 20 secondi, ho una domanda da fare. Novità nel campo 5 Stelle, vera? Giuseppe Conte, l'altra mattina l'ho anche avuto. Questa cosa cambia l'equilibrio? Lei è sempre da quella parte del campo, è sempre nel centro-sinistra? Con Conte è mai stato, come è noto, diciamo. No, però io sono nel centro-sinistra. Campo vostro. Io sono sempre stato nel centro-sinistra. Che ci sia adesso Conte è una novità. Lo ricordiamo... bello, allegro firmare i decreti Salvini sull'immigrazione, lo ricordiamo andare alle Nazioni Unite a dire che era sovranista. È io penso che i 5 Stelle non arriveranno al 2023, esplodono prima. Cioè la notte di San Lorenzo delle stelle cadenti è, dal punto di vista vero, fisico, reale, il 10 agosto. Dal punto di vista politico sarà il 2022, perché Conte non regge... insomma, tutti a dire sondaggi. Ma se Conte davvero avesse avuto la forza che racconta di avere, si sarebbe candidato a Prima Valle. Invece sono scappati da quel seggio. Allora, questa è la profezia di Matteo Renzi. Poco nei fatti.